Non c'è molta chiarezza, evidentemente, nell'uso di buoni spesa che i vari comuni, in seguito ad un decreto nazionale, hanno adottato per dare una mano alle persone più bisognose in questo momento di emergenza sanitaria. A telefono abbiamo il sindaco di Piedimonte Matese, Luigi Di Lorenzo, per capirne di più e per fare chiarezza sul tema. Grazie per essere intervenuto, sindaco. Grazie a lei, buonasera. Sindaco, diverse persone si sono lamentate perché i buoni spesa non prevedono alcuni acquisti. Arrivati alla cassa hanno poi dovuto lasciare tutta la merce con un immaginabile disagio. Innanzitutto volevo chiedere a chi viene dato esattamente il buono spesa? L'erogazione è avvenuta attraverso un bando i cui criteri sono stati dettati ovviamente dal decreto quello ministeriale della Protezione Civile, che vincolava la destinazione a determinate fasce di indigenti, diciamo di persone in difficoltà, vincolandolo a determinati acquisti. Ecco, cosa possono acquistare esattamente? Cibo e beni di prima necessità, quindi esclusivamente cibo, diciamo prevalentemente, quindi escludendo alcolici e roba non di prima necessità, era proprio per fronteggiare i primi 30 giorni. Ecco, questo immaginiamo sia una legge nazionale, di conseguenza uguale per tutti i comuni? Sì, assolutamente sì, c'erano dettate proprio delle condizioni nel decreto. È possibile che ci siano comuni che abbiano poi applicato la legge in modo diverso? Assolutamente sì, ho constatato che qualche comune ha, diciamo, anche utilizzato fondi per esempio per destinarli anche a esercizi commerciali in difficoltà, insomma ci sono state diverse applicazioni. E quindi questo avrebbe potuto generare, ecco, la poca chiarezza, diciamo. Sì, però poi è da verificare se nel bando, oltre, diciamo, le somme erogate dalla Protezione Civile, i comuni, diciamo, più facoltosi possano aver aggiunto delle risorse loro, come abbiamo fatto noi attraverso l'apertura di un conto dedicato dove stiamo raccogliendo l'IBAN e i versamenti sull'IBAN. Sindaco, ha qualcosa da aggiungere? Sì, io esorto tutti i cittadini più facoltosi, gli imprenditori, a versare sul nostro IBAN. Abbiamo già raccolto una buona cifra, però ecco, dobbiamo aiutarci e sperare che ci siano fondi anche con misure successive da parte del governo, perché questa era un'una tantum, cioè da chiarire che chi ha avuto soldi ha avuto diciamo, dei buoni una tantum, non c'è una continuità al momento nell'erogazione. Bene, grazie sindaco per la sua disponibilità, è stato chiarissimo e buon lavoro.